Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi parlo di Napoli-Fiorentina, partita purtroppo finita 3-2 per la Fiorentina. Il Napoli perde 3 punti importanti, perde 3 punti che non li doveva perdere per veramente sperare nel sogno scudetto, però ovviamente non è ancora sfumato il sogno scudetto. Ora noi possiamo dire ok, tutto sfumato, ma se Spalletti, se vai e parli con Spalletti, considera ancora la Juventus in corsa per lo scudetto, allora visto che siamo a più 4 dalla Juventus, siamo anche noi ancora nella corsa a scudetto. E fin quando la matematica non ci condanna, ci dobbiamo sempre credere. Ora, a partire dalla prossima partita, si devono vincere tutte, perché se già stecchi una partita di queste ultime 6, veramente si fa difficile. Si fa molto molto difficile. Allora, il Napoli non devo dire che non meritava di perdere. Non meritava di perdere, ma il Napoli ha perso perché? Perché ha fatto molti errori lì dietro, stavano molti spazi lì dietro. E poi se vai a vedere le statistiche, possesso palla equilibrato. Tiri in porta 3 Napoli, 4 Fiorentina, tiri totali 11 Fiorentina, 15 Napoli. Quindi la partita è stata equilibrata. Questa partita doveva finire in pareggio, ma visto che il Napoli ha fatto qualche errore di troppo lì dietro, e se il Napoli non faceva tutti quegli errori difensivi, che la difesa prima di questa partita era la difesa migliore del campionato. E ora non l'hai dimostrato al fatto che sei la difesa migliore del campionato. Ora non più, perché l'Inter sta di qualche gol subito in meno. Ma resta l'illusione. Forse il gol di Mertens ci ha fatto un po' illudere, perché veramente ci ho creduto per il gol di Mertens. E poi dopo 8 minuti subisci il gol del 2-1, e poi subisci anche il gol del 3-1. E forse la mazzata pesante è stata proprio il 3-1. Il Napoli ha reagito dopo 12 minuti con il gol di Victor Osimhen, veramente un gran gol. Però il Napoli comunque, quando stava Fiorentina 2-1, vincendo 2-1, il Napoli aveva trovato anche il pareggio col 2-2 di Lozano, però è stato annullato perché era fuori gioco. Ma io non riesco a concepire questa cosa, non riesco a concepire questa cosa, il fatto che il guardalinee non fischi il fuorigioco come quando subito lo vede, perché era un fuorigioco nettissimo. Cioè, tu fai prima esultare al tifoso e poi lo fai rimpiangere disperatamente. Mannaggia, ho veramente esultato, perché proprio il fuorigioco non l'avevo proprio visto, avevo visto solo allo Zane, si è scartato il portiere a segnare. E poi è arrivato il 3-1, una mazzata pesante, 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 pesante. Mamma mia, mamma mia. Comunque, vi racconto un po' la partita come è andata. Inizia la partita, un Super Napoli, perché si è visto un Super Napoli fino al 29esimo, poi ha subito il gol. Super Napoli al 29esimo. Ma il Napoli che comunque gli è stato annullato anche un gol per fuorigioco, e poi nel secondo tempo un altro per sempre fuorigioco. Purtroppo lì Zielinski non ha avuto l'istinto, forse,
per concludere lui e per tirare lui in porta. E quindi ha voluto fare l'assist per Osimhen, l'assist in questo lato vincente però in fuorigioco, quindi ha avuto una media che tirava. Forse Zielinski non si è reso conto che il compagno poteva essere in fuorigioco e quindi è stato altruista. Lì doveva essere un po' egoista e secondo me faceva bene, perché lì uno con i piedi come Zielinski, sì, anche se non è in giornata, ma comunque lì devi segnare, lì segni, anche se non sei Zielinski, li segni. E quindi lì dovevi tirare subito, la prima botta, come veniva veniva, come veniva veniva, lì dovevi tirare, non dovevi pensare al compagno in mezzo. Ecco, forse in queste situazioni un po' di egoismo ci può stare. Ci può stare. Poi, la Fiorentina, comunque non è che sta a guardare la partita. Attacca e ti segna con Nico Gonzalez. La difesa lì in bambola. Forse c'era anche un fallo su Koulibaly, però per l'arbitro e per il VAR non era abbastanza per fischiare il fallo e quindi poi annullare il gol alla Fiorentina. E purtroppo è così. Purtroppo così l'hanno valutato. Purtroppo così l'hanno valutato. Quindi, poi Napoli che non riesce a trovare il pareggio prima di andare negli spogliatoi, ma al 58esimo nel secondo tempo. Al 54esimo barra 55esimo entra Dries Mertens e segna, e quindi io impazzisco. Segna al 58esimo e io impazzisco. Quindi dopo 3-4 minuti dal suo ingresso cambia subito il risultato e fa sull'1-1. Purtroppo il suo gol non è servito. Stava, ho detto, mamma mia quanto è fondamentale Mertens. Invece poi non la ribalti, non la rimonti. Troppo così, c'è tanta amarezza, c'è tanta amarezza, c'è tanta amarezza. E poi subito la Fiorentina trova il gol, dopo 8 minuti trova il gol del vantaggio con Ikoné al 66esimo. E lì è stata una mazzata. Però la mazzata ancora più pesante è stato il fuorigioco del Chucky Lozano. Perché lì veramente, veramente di nuovo ero impazzito di gioia. La stessa identica sensazione che ho provato al gol di merda. Però purtroppo era fuorigioco. E qui mi sono un po' innervosito perché lì era un fuorigioco nettissimo. Io stavo girato, ho visto solo Lozano che si è scartato il portiere e poi ha segnato. Ma era fuori gioco nettissimo, lo doveva subito fischiare. Cazzo, subito fischiare. Io veramente sono rimasto proprio con un amaro dentro, mamma mia, assurdo. Assurdo. E poi arriva anche il 3-1, perché poi è così, il 3-1. Sempre disattenzione della difesa, stava da solo. Subito si fanno saltare come dei birilli e Arthur Cabral lucidissimo, lucidissimo, segna un gol bello, ma proprio tutti e tre i gol della Fiorentina sono stati belli, anche i due del Napoli. E poi dopo 12 minuti arriva il 3-2 del Napoli, lì diciamo ci ho iniziato a credere almeno per il punto, perché poi il Napoli è una squadra che non pareggia tanto, ma pensando proprio il punto di fare la vittoria, comunque accumulando un punto lì, un punto lì, un punto lì, i pareggi comunque fanno comodo invece di perdere. Per il Napoli questo fatto di recuperare non ce l'ha proprio, questo fatto di recuperare non ce l'ha proprio. Se molte di queste perdite, cioè se queste perdite, alcune di queste perdite erano dei pareggi, qualche punticino in più sarebbe stato molto comodo. Beh,
Beh, è inutile che ora leggiamo la classifica e ci mettiamo lì a guardare, a pensare, a fare, non concludiamo nulla. Dobbiamo vedere il Milan che sta, tra l'altro la sta al 50° minuto, 0-0 contro il Torino. Questo video l'ho registrato tardi perché non stavo a casa, ragazzi, sono venuto ora, mi sono sfoggiato, ho visto la partita, non stavo a casa, e l'ho fatto ora il post partita. L'ho fatto ora, mi scuso. E niente, mi saluto, vi saluto, come andrà? Andrà. Forza Napoli, sempre, raga, sempre a difendere il Napoli, i colori. Il Napoli può andare anche in Serie B, anche fuori da tutto, sempre Forza Napoli. Dai.